E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Oggi si lavora la terra, le due terre, il terreno nuovo che ora ha un nome, Orto della Brina, e il podere. Quindi partiamo con le lavorazioni. Lo so che la prima roba che mi dici è l'aratura, era meglio non farla, meglio una ripuntata, eccetera, eccetera. Ormai sta diventando troppo prevedibile per te. No, però ti spiego, la situazione è stata questa e da qua la scelta di puntare all'aratura. Dovevo lavorare i due terreni, quindi dovevo trovare qualcheduno che uscisse, quindi un controterzista, perché ho visto che il ripuntatore che abbiamo usato non andava abbastanza a fondo. I terreni qua, l'ultima volta che sono stati lavorati, quindi Orto della Brina e Podere, sono stati lavorati almeno 15 anni fa come terre, quindi una bella smossa andava assolutamente fatta. Ho cercato i controterzisti. I controterzisti ci sono quelli con i trattori grossi e quelli con i trattori piccoli. I trattori piccoli erano quelli che servivano a me. Li hai già divisi in due categorie. No, sì, è perché sostanzialmente qua sì, è vero che abbiamo la pianura, sono quelli che fanno allevamento, trattore grosso e trattore piccolo, chiaro. Quello da vigneto, frutteto, che sono quelli che lavorano in Franciacorta nel fare i vigneti. Il problema è che stanno mettendo giù tutti i vigneti ora. Quindi era impossibile trovare un controterzista. Ho provato a fare chiamata a destra e manca, 20 giorni ci sono stato dietro, non c'era praticamente nessuno. Sì, sì, no, e ieri, quindi martedì, pioveva, davano 20 mm, come è successo d'acqua. La decisione quindi era dire: cosa faccio? Non lavoro la terra e quindi incomincio a pensarci a circa inizio marzo a lavorarla, provando a cercare qualcuno col ripuntatore, eccetera, eccetera, o gli faccio fare l'aratura. Ho provato sino all'ultimo a non considerarla l'aratura. Ho capito che quest'anno andrò a prendermi, cioè sarà uno degli investimenti che farò in azienda, sarà un ripuntatore serio, eccetera, eccetera. Anche qua magari un po' di consigli anche tra le varie aziende vorrei averli, quindi andare a vedere vari modelli. Dovrebbe arrivare un trattore ad hoc quest'anno, quindi anche su quello dovremmo esserci. Nel mentre ho preferito fare però una lavorazione, perché comunque dovremmo incominciare con mettere giù le piante o altro da inizio marzo. Tanto i problemi, i pro e i contro li conosci, quindi allora, voglio dire. Sì, il problema della aratura. L'importante è essere consapevoli, no? No, il problema della aratura è che abbiamo questo cavolo di suoletta che oggi che ha piovuto è ancora più palese. Sì, comunque è impressionante qua, quando mi dicevi se guarda che ce la fa. Guarda, ha piovuto ieri. Se tu questa zona qua la chiamano le Marse. Sì, sì. Quindi vuol dire che una delle robe che dovremmo andare a fare, non credo quest'anno, ma l'anno prossimo, su questo mi serve anche un tuo aiuto, sono sì, gestire il drenaggio. Sì. Il drenaggio. Quindi lavori grossi che serve tempo, magari da incominciare a farli verso novembre. Però se tu vedi c'è già l'acqua, che è positivo per il pozzo. Nel senso che c'è una falda abbastanza alta qua, però potrebbe darci una serie di... Dopo ce la gestiamo, perché è vero che ora noi siamo scesi giù con l'aratura circa 40-45, quindi comunque ha fatto un'aratura abbastanza pesante. Facciamo uno step prima, fai magari un cappello introduttivo, perché magari non tutti sanno perché l'aratura non è proprio così indicata, è meglio la ripuntatura in questo. Beh, qua si vede benissimo, nel senso che
il fatto di creare una suola quando tu vai a rivoltare la zolla, cioè tu più o meno la vai a rivoltare sempre allo stesso punto, sempre allo stesso livello, e dai che ridai che ridai, dopo tot anni tu nella posizione in cui c'è il limite di dove arriva l'attrezzo, sempre in quella posizione lì, tu continui a sollevare la terra sempre a quella profondità lì. Chiaro. Quindi a quel livello lì si crea, come se si creasse una sorta di linea dove praticamente lì la terra è come se diventasse un altro terreno, ha una profondità diversa della superficie. Quella roba lì la devi rompere, se no è come dire, va bene, l'acqua, l'aria eccetera vanno su e giù, però fino a quel livello lì è creato una sorta di tappo. E su un terreno del genere è la morte. Cioè figurati, guarda cosa diventa una risaia. Allora guarda, cioè io non è che sono contento, anche nelle clip che ho registrato continuavo a ridire, cioè perché me ne accorgo del limite. Dopo un po' quello che sto imparando è che c'è la teoria, c'è il desiderata, certo. E dopo ti scontri con il controterzista che hai nella zona, se è capace a fare certe elaborazioni, se hai i mezzi per farlo, se hai la possibilità di farlo, tenendo conto che io non ho, sai, magari anche lì ho trovato un controterzista che però mi ha detto molto francamente: hai meno di un ettaro da lavorare, sì, sì, e devo fare un'ora di trattore. Come quando devi raccogliere i cereali che c'hai un piò da te raccogliere. Non esco, cioè sì, già sì. È stato un miracolo che Mauro sia venuto a lavorarmi il podere. Il podere, quando dopo vieni ti faccio proprio vedere, ci sono due. Dove ho sempre fatto l'orto, che è bello, si vedono proprio gli strati, si vede lo strato di compost che avevo aggiunto, certo. Quindi no, figata. La stessa cosa anche qua. L'altro era faceva fatica con, credo abbia un 130 cavalli, faceva fatica con l'aratro perché era diventato proprio... Quanto è che non era toccata quella terra? Probabilmente 30 anni, 30 o 40 anni, perché là all'inizio del podere c'era scritto che hanno impiantato un vigneto negli anni 90, sì. Ho beccato qualche cartografia che c'era proprio tutto il vigneto, quindi metti che abbiano fatto lo scasso nell'85, sono quasi 35 anni che non la toccavano, quindi sì, poi disastroso, 30, ecco. 35 anni, se avessero lavorato dentro radici su radici su radici, chiaro. Hai un risultato, ma 35 anni così. Quindi ecco, non sono, cioè, allora, sono contento perché credo che comunque in questo istante, quest'anno, avviando l'azienda agricola, avendo una serie di anche di step, di obiettivi da portare, quindi metterla a reddito per capirci in fretta anche, perché non è che abbiamo soldi all'infinito. Siamo... No? Ah, vabbè, niente. No, io su quello no, cioè non so che idea c'è, però non ho ancora i soldi che li prendo dagli alberi. E, quindi su quello si cerca di fare una serie di cose, si cerca di stare anche a galla. Di sicuro l'anno prossimo una bella ripuntata, magari anche a 70-80 centimetri. Poi si vede, secondo me te l'ho detto, guarda che non è una battuta quella di prima, cioè la talpa è l'attrezzo per questo posto secondo me inizialmente, poi non mi voglio fossilizzare sull'indicazione. Non so se si riesce a capire proprio. Sì, sì. Vabbè, cioè, su, ok, ha piovuto ieri e va bene, però 4 centimetri qua, di là se vai giù, vabbè. No, è così, cioè questa zona è proprio... Questo puoi chiamare cose. Interzista di Liga perso un pezzo. Che ha perso un pezzo. E basta, così ecco, pulito. Più o meno il lavoro è stato fatto così. Ora qua l'idea comunque è andare a mettere a campo, diciamo, ortaggi che possono essere angurie, zucche, pomodori, non a canna ma proprio a campo. E patate, quindi ci può anche stare. Da capire meglio il fatto di portare un bel po' di compost. Per forza. Quello lì, hai buttato sotto, hai rivoltato la per quello che non, per forza. No, è per quello che non ho fresato subito. Era abbastanza in tempra. Magari il giorno dopo si poteva già toccarla con la fresa o con un erbice rotante. Cioè sì, quello sì. Che... Però ho aspettato perché ho detto: che cosa fai? Dopo porto tanto compost. Tanto compost vuol dire un po' di quintali di compost, quindi... tanto compost, sì, e la rilavoro ancora un'altra volta ancora. Ho preferito stendere e dopo mischiare tutto e fare una passata, anche perché è pieno veramente di lombrichi, di è un buon terreno, è veramente sì, sì. Un buon terreno, mi vedi estratto. Quindi no, si vedono anche abbastanza bene, quindi ecco, il lavoro è stato fatto quello. Sarebbe meglio, ribadisco, l'aratura, non farla, usare ripuntatura o altro, però ribadisco,
ognuno deve anche un po' trovare l'equilibrio in base anche alla zona. Promesso. Anche trovare a volte un controterzista che ci sente. Poi tu lo sai che qui si aprono disquisizioni infinite. Oh, Mauro, ma no, è un bravo ragazzo, però un bravo ragazzo che probabilmente ha 70 anni. Quindi quando tu gli ho detto ripuntatore, va. Ripuntatore. Perché giustamente viene. Ripunta che? Ripunta che? Perché viene da un. Come posso dire? Da un. Anche un retaggio culturale che ha sempre visto l'aratro in modo assoluto, ecco. Sì, sì. Però. No, quello che fatico io a capire è perché si creino delle guerre di religione. Questa è veramente la cosa più stupida che si possa fare, nel senso che cioè, vedi cosa succede, poi come dici tu c'è il compromesso di mezzo e va bene, sai che se usi un attrezzo poi hai tutta una serie di contro a cui devi cercare di compensare. In questo caso va bene, ok, non è ammazzato nessuno aver buttato sostanza organica sotto, aver rivoltato la zolla. Sai che devi portare una serie di quintali di compost. Se la lasciavi su e andavi di ripuntaggio, non serviva. O cose di questo tipo. Cioè, se è un ragionamento, no? Comunque, vedi cosa hai fatto. Anche se avessi ripuntato, avrei portato comunque il compost. Sì, lascia comunque, stare. Era per dire che sai cosa hai fatto. È bello argilloso se gli diamo anche un pochino di ossigeno, sì, male non fa, quindi l'avrei pesantina, comunque aggiunto. È pesantina. Beh, questa qua siamo in Francia corta, cioè ci tiri fuori. Vabbè. Sì, sì, ma poi lo sai anche tu che il lavoro più grosso sarà quello delle radici, non sicuramente degli apporti esterni, perché sennò ti tira già. Però ecco, quindi questo qua è un po' il lavoro, lo step da cui si parte. Ora ci rimane tutta l'altra parte che non sembra, ma stiamo portando avanti. Faremo un altro video dove, perché Christian ha incominciato a mappare tutte le piante che ci sono per aprirci a varie altre possibilità, quindi di sicuro quest'anno lavoriamo solo una parte, l'altra parte di terreno la terremo per gli asini e io spero anche per l'orto invernale. Cioè quello che ho visto al podere mi ha colpito, cioè prima di tutto, quanto scagazzano sto asini? No, se è una cavolata, però ne fanno di roba. Sono dei produttori indefessi di compost, esatto, di concime. E soprattutto proprio il passaggio grande erbivoro, piccolo erbivoro, quindi vuol dire, perché oggi è passata anche la veterinaria che mi ha fatto un po' una capa santa, così, non capa santa, però una capa così, perché praticamente mi ha spiegato che è meglio, se abbiamo un prato tipo quello là, fare prima la passata con le pecore, dopo gli asini, perché troppo, il pascolo troppo ricco l'asino non lo gradisce troppo, diventa un po' obeso, incicciottito, eccetera, è un po' il suo fast food. Esatto, quindi meglio far fare il giro alle pecore, asini, magari oche e dopo galline. Così facendo, partendo anche dalla sostanza organica che abbiamo qua, che comunque tutta la ramaglia andiamo a trinciarla, quindi la lasciamo qua, secondo me l'orto invernale qua uscirà una bomba, tenendo conto che non abbiamo sempre verdi, quindi anche il problema tra virgolette le foglie non c'è. Sì, sì, infatti è tutto un discorso di progettazione iniziale, decidi, esatto, dove fare cosa. Se no, avrei preferito fare anche la progettazione di qua, sì, però partiamo sempre dal solito fatto, per fare la progettazione si sta qua, aprendo la stagione, quindi voglio dire, non è che non riuscivo ad andare in produzione in questo istante, ho bisogno di fra 3 mesi incominciare a vendere gli ortaggi per dopo permettermi di fare anche magari certe lavorazioni, prendere certi attrezzi, strumenti che sono così, quindi sono contento, ero più contento l'altro giorno nel passare qua oggi dopo le pioggia, dopo 20 mm così. Non sono così contento, però basta saperlo, basta essere consapevoli, esatto, dovremmo fare tante prode qua. Agisci di conseguenza, prode eviteremo, dopo puoi vederla positivo o negativo, nel senso che anche qua quest'estate quando c'è stata la secca, un terreno del genere quando hai siccità non è per forza così male, perché comunque tiene un pochino più l'umidità. Sì, sì, con sicuro. Pro e contro. Niente, direi che quindi il giro questo qua è fatto. Ora dobbiamo solo aspettare che mi procuro un bel po' di quintali di compost e dopo andiamo a fare un'ulteriore lavorazione. Spero a erpice, capiamo se riuszamo a averlo. Perché anche lì stavo guardando per il motocoltivatore. Qua sarà un po' più in pignecca, ma secondo me ce la possiamo ancora fare. Usare l'aratro rotativo, che potrebbe essere interessante, ma credo che prima comunque un giro devo farlo a erpice. Quindi credo erpice, aratro rotativo, che è, diciamo, quel macchinario che va a creare le prode. E sì, sì.
sì, sì. Affettare le zolle poi dentro con... E diciamo niente, queste qua saranno le prossime avventure che vedrete sul, sul canale. Io del composto non ti dico nulla, però ti dico solo che sarai soddisfatto, vedrai. No, 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 di sicuro che mi sto accorgendo, più materia organica c'è, più fa la differenza. Quindi concludendo, prima che i mega sapientoni si attivano qua sotto, potevo fare questa lavorazione, fargli una fresata, dirvi guardate ho passato il ripuntatore, fare finta di niente, fare la lezione, quello che ha fatto le robe giuste o altro, ma preferisco raccontarvi gli step, spiegarvi perché ho preso certe scelte, magari possono essere accettate o non accettate, però quando c'è una motivazione secondo me la scelta si spiega un po' da sola, e farvi vedere un po' tutti i passaggi, che così anche voi potete un minimo rapportarvi, paragonarvi e basta. E chi si sta propinquando si prepara al fatto che esatto, vuoi fare una cosa ma non la puoi fare. E ora poi quando ci trovo anche certi, magari se c'è anche qualche controterzista nella zona che capisce, che far vedere anche certe lavorazioni con loro e magari lasciare il contatto può essere anche per tutti una ricchezza, perché dopo il problema è che quando l'ho chiamato gli ho detto sì, però le ho arrezzato e te l'ho arrezzato e qua ci sono 30 km. Siamo solo dall'altra parte della città. Esatto, e questo è un altro problema, cioè i rapporti col territorio diventano essenziali, l'agricoltura non si fa da sola. Quindi questo video si conclude qua, mettete un bel mi piace, qua sotto ci sono i commenti, quindi considerazioni, lavorazioni, consigli, premi, cotillon, eccetera eccetera, tutto qua sotto, che così magari si risponde anche nei prossimi video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!